Qualche anno fa, quando si praticava lo sci estivo a Zermatt, si poteva arrivare con gli sci fino alla stazione del Trockensteig. Oggi non si può più. Venti anni fa in questa stagione faceva molto più freddo, la neve era più abbondante e il ghiacciaio era più esteso. Adesso la neve si scioglie prima del solito in primavera ed arriva più tardi in autunno. Questo ha causato una serie di disagi agli sciatori estivi perché per arrivare alla stazione del Trockensteig si deve percorrere un pezzo a piedi. Per far fronte a questo problema abbiamo deciso di acquistare un nuovo cannone della neve, il primo al mondo di questo tipo ad essere stato installato. La neve viene prodotta da questo silo che vedete alle mie spalle. L'acqua viene fatta evaporare dal vuoto che si crea e in seguito viene raffreddata. Dal raffreddamento del vapore si creano cristalli di neve che vengono poi espulsi all'esterno. È un sistema che viene già usato in Sudafrica nelle miniere e che permette di creare neve indipendentemente dalla temperatura esterna. Successivamente i gatti delle nevi la distribuiscono sulle piste. Verteilt und verstoßen und für die Piste präpariert. Neve prodotta a qualsiasi temperatura in qualsiasi periodo dell'anno. Un cannone della neve all'avanguardia. Ma come la mettiamo con il risparmio energetico? Questa macchina non ha bisogno di più energia dei cannoni tradizionali e inoltre la neve, per noi, è un investimento. Senza neve gli sport invernali vengono pesantemente compromessi. E per rispondere alla tua domanda ecologica, noi abbiamo bisogno di questo strumento come un ufficio o una banca, che hanno bisogno dei computer. Nessuno pensa al consumo di elettricità in una banca o in un ufficio. E per noi è lo stesso, il consumo di corrente non può e non deve essere la priorità. È anche vero che ci piace credere e soprattutto sperare che, come sostengono alcuni scienziati, nei prossimi 50-100 anni la temperatura globale tornerà ad abbassarsi e che quindi in futuro la situazione migliorerà. 100 Jahren so ist, dass das wieder kälter wird.